Benvenuti nella nostra rubrica Cucinando con MD. Oggi preparerò per voi uno spaghetto alici e burrata, delizioso. Iniziamo subito la nostra ricetta. Per cucinare questo spaghetto dovete acquistare ovviamente la burrata, le alici. Io ho scelto questo spaghetto che tra l'altro è della linea Lettere dall'Italia di MD e bio olio extravergine di oliva italiano biologico, appunto della linea bio. Iniziamo subito. Prima di tutto burro. Per questa ricetta ho scelto un burro senza lattosio perché io lo trovo più leggero, quindi lo preferisco. Della linea Vivi Meglio. Una linea che tra l'altro fa qualsiasi cosa senza lattosio ed è ottima per tutti quelli che da casa possono avere anche una leggera intolleranza. Quindi mettiamo la nostra padella, burro e prendiamo il nostro prezzemolo, che è fondamentale per questa ricetta, e vi spiego anche perché non solo utilizzerò le foglioline ma anche il gambo, perché è proprio il gambo in questo caso all'inizio della ricetta che ci darà il sapore richiesto. Intanto li trovo, lo taglio in questo modo. Io adoro il prezzemolo. Quindi questo lo mettiamo nella nostra ciotolina che ci servirà alla fine della nostra preparazione, e questo direttamente nella nostra padella. Eccoci. Aggiungiamo a questo punto le nostre alici, non tutte, alcune tenetele sempre per il finale di ricetta, ma proprio pochissime, in questo modo. Perfetto. E poi ancora peperoncino e aglio, sempre tagliato in due. Ed ecco, e lasciamo cuocere e rosolare. Intanto passiamo al nostro spaghetto. Come vi dicevo, ho scelto questo spaghetto Lettere dall'Italia, sempre trapilato in bronzo, tra l'altro una pasta di Gragnano, quindi una pasta del nostro territorio. E ne prendiamo una quantità giusta, io ne prendo pochi perché sto cucinando solo per me. Perfetto. E lo teniamo. Poi mi direte perché non lo butti? No, perché questa ricetta prevede una pasta che è risottata. Sembra complesso, ma capiamo insieme come si fa. In questa salsina, che intanto sta facendo cuocere e quasi sciogliere i nostri filettini. Eccoci. Appena si scioglieranno ben bene, ci siamo quasi, togliamo i nostri gambi, che intanto hanno fatto il loro compito perché hanno dato sapore. Togliamo anche il nostro aglietto. E voilà, siamo pronti per fare questo. Iniziamo con una risottata ma a metà. Buttiamo il nostro spaghetto nella pasta e nell'acqua della pasta che sta già bollendo. Pochissimo, per pochissimo tempo. Il tempo veramente di farlo ammorbidire. Eccoci. E poi, una volta ammorbidito, lo utilizziamo
a mo' di risotto, diciamo, nella nostra padella e lo cuociamo man mano. E questa è la particolarità di questo tipo di cottura. Intanto le nostre alici ormai sono diventate veramente una tassina, quasi non si vedono più, si sono completamente sciolte. E allora buttiamoci un po' d'acqua di cottura. E voilà! Perfetto! E siamo quasi pronti per metterci anche i nostri spaghetti. Mi aiuto con un cucchiaio in questo modo e voilà. In modo che si cuociano direttamente nell'acqua di cottura. Ebbene, io direi che ci siamo quasi. Vediamo un pochino questa cottura. Vabbè, spettacolare. Il sughetto, come vi dicevo, si è addensato e ha creato questa tassina meravigliosa. Quindi abbiamo tolto tutti gli ingredienti e è rimasto solo il sugo. Spettacolare. Ah, tra l'altro vi volevo dire di non chiudere mai l'acqua di cottura, perché il segreto è di metterla sempre ad alta temperatura, quindi sempre mentre bolle, mai fredda o parzialmente fredda. Questo è importantissimo. Allora, riprendiamo il nostro prezzemolo che avevamo tagliato inizialmente, ci facciamo una bella passatina così ancora in padella. E rigiriamo. Ci siamo. A questo punto impiattiamo. Ecco, adesso il segreto è fare una sorta di forchettatona, utilizzando anche un cucchiaio e ruotando in questo modo il nostro utensile da cucina. Perfetto, ci siamo quasi. La forma, ovviamente, a vostra scelta, la potete mettere così a conetto oppure anche spalmata sul piatto. Su questo vi potete tranquillamente divertire. Ho disposto questo e infine la nostra burrata, sempre lettere dall'Italia, in questa quantità. Che meraviglia! Ho già l'acquolina in bocca. E poi le nostre alici, così, che si cuoceranno da sole col calore della pasta una volta che la andiamo a girare. Perfetto. Ancora un piccolo tocchetto. Il nostro olio extravergine d'oliva italiano biologico della linea Bio. E voilà. E una spolveratina, infine, di prezzemolo. Spaghetti, alici e burrata, mi diletta. Grazie mille.